Tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.eft-azione.it e parliamo oggi di un'emozione molto conosciuta da tanti di noi, che è il senso di esclusione. E vi sarà capitato in alcune situazioni di sentirvi esclusi e questo può succedere, ma ci sono persone che sistematicamente si sentono esclusi da alcune situazioni. Si sentono esclusi in ufficio, si sentono esclusi nei gruppi di amicizia, si sentono esclusi dalla vita, si sentono esclusi dall'abbondanza, si sentono esclusi dall'amore, si sentono esclusi da un partner, si sentono tagliati fuori, si sentono esclusi da un genitore. Magari è vero, magari non è vero. E il senso di esclusione, il senso di separazione, il senso di giudizio anche, sono di più, sono di meno, nessuno capisce niente, non mi hanno mai capito, eccetera, riguarda un aspetto molto interessante dell'ego che, come sapete, ha necessità di separarsi per distinguersi, per sopravvivere. Poi però deve ritornare all'altro per essere confermato. Quindi già in un altro video, già in un altro audio abbiamo parlato di questa cosa. Però oggi vorrei proprio affrontarla, se avete una situazione di questo genere, di sensazione di non unione con gli altri, magari che sono solo momenti, può essere utile proprio lavorare su queste memorie. Quindi partiamo dal punto karate, anche se c'è qualcosa che succede dentro di me, fuori di me, che fa sì che mi senta non unita. Non accolto, non accettata, non integrata, non inserita, di non appartenere, di non essere dentro questa situazione, questa relazione, questa persona, questo ambiente, questo stato. Io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. E anche se sento una sensazione strana nel corpo, di alienazione, di non appartenere, di non essere di nessuno, di non essere voluto da nessuno. E in questa situazione sento proprio che sono escluso, che non appartengo, che non faccio parte, che non ho un posto all'interno di questa situazione. Mi amo e mi accetto completamente e profondamente. E anche se questa situazione mi crea sofferenza, mi crea una reazione, e pensate alla reazione che vi crea, emotiva, attiva, che azione fate quando vi sentite così, automatica. Mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Sopra la testa, le parti di me che escludo. Centro dell'occhio, le parti di me che hanno escluso. Lato dell'occhio, le parti degli altri che escludo. Sotto l'occhio, tutta questa separazione. Posso sapere con assoluta certezza che sono separata? Davvero sono separata? Come reagisco quando sono separato, quando sono, non faccio parte di questa situazione, quando mi sento messo da parte di non appartenere, di non essere capito, di non essere apprezzato, di non essere riconosciuto? Sotto il naso, tutte le mie sofferenze. E se non fosse così, come mi sentirei? Sotto la bocca, ogni giorno, sempre di più e in ogni modo, mi sento e sono amato, accolto, accettato, integrato, inserito, appartenente a me stesso, alla vita, agli altri, a questa situazione. Un bel respiro. Clavicola, ogni giorno, sempre più e in ogni modo, sono amato, accolto, accettato, parte integrante, unita a me stessa, alla vita, a questa situazione.
Respiro. Punto del timo, io appartengo. Io sono unito. Io sono dentro. Sotto l'ascella appartengo, sono unito, sono dentro, sono ammesso, sono aggiunto, sono immerso, appartengo, sono incorporato, sono ammesso, sono ospitato, sono iscritto, sono affiliato, sono accettato, sono accluso, sono introdotto. Sono incluso, sono abbracciato, sono inserito, sono contenuto, faccio parte, sono accettato, sono integrato, sono portato dentro, sono compreso, sono inglobato, sono immesso in questa situazione, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nelle amicizie, nella famiglia. Nel mondo, nell'abbondanza, con l'universo, un bel respiro. Sotto il seno e ogni giorno, sempre di più in ogni modo, mi libero di tutte le memorie di separazione, di esclusione, di autoesclusione, di non appartenenza. Tabacchiera, mi libero da ora e per sempre di questa sensazione di separazione. E può esserci che sia stata separato da persone, situazioni e cose in alcuni momenti, mi permetto di guarire il passato, il dolore che ha generato, di lasciare andare per unirmi di nuovo con il tutto. Un bel respiro. Gamut, sono unito con il tutto. Ogni giorno, sempre di più in ogni modo, con grazia, facilità e gioia, sono unito, accolto, appartengo, sono annessa al tutto, lo so e ne ricevo continue conferme. Un bel respiro. E tutte le mie azioni che diventano integre, che diventano congruenti con questa unione. Mi sento in unione, sono in unione, agisco in unione. Lo so e ne ricevo continue conferme. Un bel respiro. E come sempre, buona pratica ogni giorno e aspetto le vostre risposte, i vostri feedback. Buona giornata.